Bella a tutti ragazzi, qui è Darkfall che vi parla e bentornati sul mio canale con un nuovo video su War Thunder con Strenos. Ciao a tutti ragazzi, da Strenos 13, siamo qui in compagnia di Kenam e di Nightmare. Bella. Perfetto, cercheremo ragazzi chiaramente di non fare schifo subito e useremo i nostri aerei, Cercheremo. appunto. Cercheremo, chiaramente io parlo non a nome di tutti, ma cercheremo appunto di non fare schifo e di andare avanti con i nostri aerei appena sbloccati, ovvero parlo per me, il T-40 e gli altri useranno quello che hanno. Quindi procediamo e vediamo un po' di non far schifo. Vai Ok, Dark, vado. tutti pronti. Speriamo che in una mappa abbastanza decente, non sempre la mappa Skagareggio tutti quanti in compagnia. Eccoci qui. Allora, vediamo cosa sorteggia. Cratere. Già mi Cratere, mai piace, già vista? mi piace. Anche perché dovrei essere skillato Ah nel sì, l'ho far cr vista, l'ho vista. crateri. Beh, la forma ce l'ha. La forma ce l'ha, sì. Vediamo. Tac. In mezzo Un al mare. bel arcipelago. Ok. Allora, una grande tempesta costringe le due fazioni, va bene. E allora, P36 AWOC e entriamo in battaglia. Vediamo. Che cacchio, io almeno vorrei abbattere un aereo in 60 gameplay, almeno uno, dico uno, lo tirerò giù. Anch'io. Vediamo. Fa il modesto adesso, quello che arriva sempre Sì, primo. esatto. Vabbè, va bene. Ok, io prendo sempre il mio solito vantaggio che si riduce poco di connessione e vado avanti. Allora, là sotto, quindi qui vinciamo se distruggiamo tutte le navi e se abbattiamo tutti i nemici, no? Come al solito. Esatto. Ok, davanti a noi è pieno di navi, laggiù sì, eccole qua. È anche pieno di Perfetto. nemici là, è il loro Pieno di respawn. nemici. Ottimo. Allora ripiego un po' più sulla sinistra io. Anch'io. Ok, Nightmare, noi ci Allora. infiliamo da quest'altra parte anche perché vedo i nemici là dietro. Quindi a 9 km. Faccio un po' di... Evito di buttarmi subito a capofitto perché ho visto che i risultati non ce ne Bravo. sono tantissimi, esatto. Tipico bravo del tipo che gioca da 60 anni allo stesso gioco e non ha ancora capito come funziona. Va bene, Io primo sono momento contro il di... MiG-3. Ok. Vengo. Ah, io guarda, vado contro un cacciatore pediniere, Andate quindi... più 400 dietro di te. Avversario Dietro... difficile, Strenos. Io prendo gli avversari, io prendo i botte perché già faccio a battere gli altri, cacchio. Allora, vediamo, dai. Parte gli scherzi, procediamo. Dark, quanto sei Ripiego. rammezzato? Dark, mi sa che ti levi da là se che è meglio. Dark Non posso. è... Madonna, Dark è in mezzo, sei circondato da Non posso. 60.000 avversari. Io vado contro un Infatti, MiG-3. fai un loop, fai il loop. Fai Lo un loop. Sono da 630 km Vai. orari, Ma Strenus. niente. Oddio. No, dai, ma non ce la Non ci faccio. credo! Addio, Non ci addio, credo, ce l'ho fatta, amici, mi sa. addio. Mandato in Mandato in fiamme da fiamme Strenos. Strenus. Incredibile. Ok, ho capito come si gioca Porco. finalmente. Allora, vediamo un po'. Qui ci siamo. Oh shit! Però adesso ce l'abbiamo dietro. È finita la giostra, è già finita la giostra. Che cazzo. Guarda che aggressività, madò. Ma perché fanno così? Elite Gamer ti ha battuto. No, non mi ha fatto niente. Gravemente danneggiato. Dark, sto per morire. In modo brutalissimo. Sto circondando... shit, guarda che Buttati, è roba. morbido. Buttati, è morbido. Vabbè, ma che brutta fine. Atterrato di testa, praticamente gli sono spiaccicato. Io sto bombardando quattro navi. Se qualcuno Buono, vorrebbe. io ti do copertura volentieri. Arrivo No, anche perché subito. c'ho il carburante in perdita. Ah, ecco, non Si è l'hai fatta, sì. schiantato. Buonissimo, ok, direi che posso procedere allora per la mia via. Chi è che ha il Coprimi, fumogeno? coprimi. Sei Dark? Ok, Dark Intanto io Fallen ti attiro do... tutti, più li abbatti. Perfetto. Sto un pochino più alto di quota. Sì, comunque è di cartapesta il T40, si vede però. Cioè, è proprio di lamiera E se non è leggerissimo. skillato, sì. Guarda questo, c'è uno col paracadute. Sai che lo rammo adesso, guarda qua. Ecco, beh, metti questo amico. Zam! Bellissimo. Tranciato la metà. Tipo, pensavo di essere vivo. Va bene. Mai Procediamo, andare di Dark. faccia davanti al dodo di Shota. Ok. Dark Scrivilo. l'esperto. Sì, lo scrivo di fianco al monitor, metto un post-it. Allora, cos'è questo bestione qua che vola via? Contro chi? Il La 5? No. Non lo so, ora vedo. Allora, Dark è lì. Io Bitfighter. passo... Ah, oh, B-Fighter, ok. Vai Dark con i tuoi cannoni da 6.000 di calibro. Sbattuto. Madò, in due Il colpi, cos'è? bombardiere. L'ha tirato giù in un colpo. Sei OP, Dark. Ma di sicuro Allora. qualcuno aveva già preso prima. No, era appena spawnato. Oh cazzo! L'ho vista brutta sia per me, per te e per Dark. Brenna, da dove sei passato? Oh cazzo! Bruttissima, come ha fatto? Mi hanno Aereo tagliato a distrutto. metà! Ho Con un visto qua che è colpo! successo qualcosa, anche a me. Aspetta, io ho un'ala che pende tutta in una parte, aspetta che sono dietro Twickenham. Ora mi spiega che cosa sta. Ah E cazzo, che non c'è cos'è? solo lui. Ah, il Cobra Colson.
Non lo so cosa? assolutamente, ma so che sto per morire in modo brutale, Ok, col solito... visto. Aiutami, Twig! È brutta. Bella. Nightmare non lo vedo. Vieni per sì, sono un po' indaffarato. Vieni, dai, Dark, aiutaci. Twig, eravamo ok? 5 km. 5 km, da, sono morto. Qui dobbiamo atterrare sulle porte aeree qua per farci riparare? No, forse qua non c'è. Aspetta che qua rammo non tutti c'è, questi... Non c'è. Questi piloti non si possono far secchi? Aiuto! No. Ok. No, aspetta arrivano che... Rena. Lo so, solo che cerco di star più veloce e basso possibile. Vai, vado. Ormai rammo un cacciatore pediniere. Ah, vediamo. 12 okay, metri di altitudine. 6 metri di altitudine. 4. No. Ok, allora. Ah, sì, c'è. Credo che ci sia proprio la nostra nave laggiù. È mai impossibile atterrarci. Beh, non è detto. Vediamo. Beh, credo si possa fare comunque. Tanto, sì, cioè, sì. Come... Sulla come... nave, sì. Esatto. Sì, che cazzo! Tento dietro. Allora, la nave qual è la nave, però? No. Ah, qui ce n'è una. Ah, l'hai battuto tu. Sì, però è uno dietro tu. No. Questi sono, sì, sono pescherecci, non posso essere la nave giusta. Che altro l'ho sentito. Nave giusta? Dove cazzo sta? Ah, ma è giusto in fondo alla mappa di loro. Ah, la nostra. Un alleato. Ah no, eccola qua. Ok, trovata. Ma perché ti sei schiantato, Dark? Un alleato. T'ha rammato? Sì. Ok, io invece faccio i miei soliti giri turistici, quindi posso atterrare tranquillamente, diamo lezioni di volo, mettete il flap fuori. Eccoli qua. Flap da... Ok. Rallentate dolcemente, mettete fuori il carrello, cazzo. Ok. Carrello fuori. Eccolo qui. Oh shit, cazzo! L'epico! Ho visto un puntino verde scomparire. Cacchio no, Dark! Aspetta che riesco a atterrare. No. È andata malissimo. Che combinato, sei finito giù? Sì, praticamente ho fatto... Beh, non dovevi è stato tirare male il perché... gancio per agganciarti alla nave. No, non era una nave, era una... C'è una cosa, come si chiama? C'è proprio l'isoletta dove puoi atterrare con la pista, ma non sono riuscito sì, neanche a fare quello. L'ho visto anch'io. Anche cazzo. Perché sto... A 4000 metri, quindi... Che altro che ho fatto un bel drift, di fatto, dai. Non male. Drift finale sulla spiaggia con arrivo tamarrissimo. Va bene. È il momento del buffalo. Buffalo Billo. Ah, vedo Dark che sta inseguendo uno Spitfire con aggressività, ma è inseguito a sua volta da uno Yak-7, che è inseguito da... Esatto. Wickenham. Quindi c'è tutto in inseguimento, quello è un trenino, raga. Ah, che è inseguito a sua volta da Dan Moss, quindi io prendo l'ultimo della categoria e faccio il più di fila. Eccolo qui, l'unico che non viene danneggiato è Strenus l'eroe. Via. Eccoci qua. Per il momento. Per il momento. Ecco. È un biplano. Questo è uno scagareggione che lo posso prendere. Però è quello che mi ha abbattuto, sì. Ha battuto. Ha battuto? Ok. Sì. No! Andiamo, eccolo qui. È quello scioppato. Scioppato, Dark, ti vendico. 10-1. Sicuro. Signore, io sto a 5000 metri. 5000 metri? Cosa vuoi fare? I 1000 km orari quando vieni giù? Oh no! Che il biplano arrivo ha fatto? Più facilmente all'atterraggio nella loro base. Maledetto Elite Gamer. Ah beh, giusto, sei passato sopra le nuvole, dici non mi vedono. E vado sotto. E poi ti trovi tutti dietro. No, esatto. Non c'è nessuno dietro. Ma se riesci sarebbe ottimo. Io anzi lo faccio anch'io adesso se riesco, ma non credo. Perché devo ancora fare... Il lato positivo è essere a quell'altezza, il lato negativo è... Ti vedo, sei a 10 km in mezzo al cielo. Adesso provo anch'io a prendere più quota possibile. Tanto la bagnarola, non posso far niente. Hai Buffalo? No, no, c'ho l'altro, c'ho il P26A, è un aereo preistorico. Oddio. Non si può far niente. Dai che vete faccio. Dico, ah. Ma se vi faccio lo Spitfire con la carnetta. Senti, giuro. Ma c'è un record per l'altezza? Credo che ci sia, cioè ho visto un video dove un ragazzo ha usato un jet e ha provato ad andare più in alto possibile, è arrivato tipo a 10.000 metri. No, perché io sono con un buffalo a 6.000 metri. Troppo. No, sta ancora andando, è bello quello. Ah, rilascialo, fallo andare. Io sto arrivando, sono con un P26 a 3.000. Vai in picchiata, vai in picchiata. Ah, ti si spezza le ali dopo un po'. Io sto andando in picchiata ora. Ti vedo. Oh, B25 sotto. C'è un bombardiere, sotto... no? Altro ast, dai, non ci credo. A che altezza sei, Nightmare? Sto scendendo a 4800 ora, alla velocità di quasi 700 km/h. Ti si spezzano, anch'io voglio spaccarlo proprio sto qua. Vediamo un po'.
Mamma mia. Però esatto. Il P26 è più veloce che mi sia mai esistito. Vuole arrivare a 1000 km orari o un bafalo? Osh! Andiamo. Oh no. 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 E dai, non mi fate pure la ca... che mado. Allora, vediamo un po'. Ecco. vabbè, abbiamo anche i cani a bordo degli aerei, ma nessun problema, andiamo avanti. Allora, io sono a 3800, vai tranquillo, 3800 metri, e qui ci sono 3800 metri. A che velocità sei, Nightmare? Ora sono 640, 910, 580. Ok, allora. Ancora. Io sono arrivato a 4000 metri col P26, che è uno degli aerei bagnarola epici. Quindi non si può scappare qua. Allora, io ti raggiungo. 4100. Ho un caccia dietro di me, ho un caccia dietro di me. Dai, ce la fai, bello, dai, ce la fai. Ma ecco, se io atterro qui posso vincere? Cioè, come scopo? Non credo, sì. No. Non no, è lo scopo. No. Ti hanno tagliato a metà. Ecco, guarda, ha perso tutto. non no, ridere, Dark, sta Lol, vediamo un po'. Ha perso sì. Tutte e due le ali, la parte dietro, il motore e la fusoliera. Sta continuando a volare imperterrito, come dire, io me ne frego. Ma finita male. Ok. Allora, adesso butto su. Alla base, non ci credo. Io vado in stallo, proprio vado su dritto per dritto, sono a 4500 metri e 200 km orari in calo. Ma io sono arrivato a 6000. Sì, considera che tu però avevi il buffalo, io c'ho l'aereo, quello che porta gli striscioni al mare, quindi siamo più o meno lì. Ma allora, dice velocità critica, Stre? Sì, sì, no. Me lo dice, infatti mi sono fermato. Ok, adesso mi butto giù a capofitto e vediamo quanto va. Aspetta, aspetta che ti raggiungo. 300, 300 orari, 400. 300 è napa. A 700 muori, io te lo dico. 500, 600. Velocità critica, ridurre la velocità, ok. Strenuo spunta sulla base avversaria, velocità 535. Tanto devi entrarci, credo. Più di così non ci arriva. Fuck that, venite a prendermi, cazzo. Guarda qua. Lasso dei cieli. Guarda, ho la contraerea che mi sta facendo il pelo. Sì, 530 ma orari. Ma c'è uno Spitfire che gira da quelle parti, io te lo dico. E adesso atterrerò. M'han preso in pieno con la contraerea, rallenta. E flap fuori d'atterraggio, direi che vado troppo forte. Ma non devi atterrarci. No? Vabbè, comunque no. È una... che cazzo, ho fatto questa strada per niente. Va bene, comunque direi che... Guarda come va? Ehi, chi è che m'ha preso? La contraerea. A mare. Amore, ridotto malissimo. Oddio, allora me ne vado. È brutta, no, così non serve a niente poi. Vabbè, no, tutto ma sono sto giro. In fondo alla classifica io, no, non ci credo. Sì. Per una volta non sono io l'ultimo. Ecco sì. Perché Dark ride. Dark se la ride dall'altro della classifica, mentre noi facciamo gli scacareggioni, mentre io invece... Io sono con gli IL2. Dark, segui pure me e beccati questa grandissima giocata alla Barone Rosso. La beccate neanche con mezzo colpo. Oh sì. No, frena. Okay. Ma degli altri degli avversari non è rimasto neanche un aereo. Sì. No, ci sono. Ah, no, me. Ecco. Spara Rena, spara. No, l'ho fatto. Beccalo, ti prego. Ma che bello questo. Che cosa ti. Sì, solo perché sei schiantato. Che lol. Epico, ce l'ho fatta. Finalmente un mezzo aereo abbattuto come un vero barone rosso. Eccoci qui. Ah, ne uno dietro. Oh, ti manca lo striscione. No, è Dark sì però. Cazzo! Da dove è arrivato? Da dietro, però potevi guardarci, c'ho un cacchio di B120.037. Ma non spuntano i cosi. Va bene, seguiamo un po' i nostri compagni d'avventura, diamo un'occhiata. Allora abbiamo Banshee Orion. Dunque, raga, Nightmare che lo vedo. Bello questo cacchio. F4F Wild. Bagnarola? Sì, una bagnarola. Sì, lo sento, infatti è chiaramente bello. Lo comprerei subito, una bagnarola epica. No, comunque va abbastanza bene. Cioè, sento il rumore che sembra quello di una 500. Brrr. Ok, via. Cosa stai facendo Nightmare esattamente? Cioè, nel senso, vai in giro per la mappa? E ora mi gira a sinistra, lo vedrai. Ah, ok. Attacca le navi, credo. Eccolo qui, picchiata. Sì, no, va sulla base. Ma perché? No. Tanto per fare qualcosa. Chiaro. Un aereo scabroso contro un La5 anche. È vero. Giustamente adesso lo vedrai. Si infila di testa dentro la montagna. Però va bene. 3 secondi. Ah però. Però spara bene. Sì sì. No, spara. Ti va in aggressività. Dice io non ci sto ragazzo. Allora vediamo. Ok, qui a sinistra in basso ne abbiamo un altro.
3-2 dietro, eh? Sì, ho preso un bel po' di colpi. Cazzo, cazzo. 3 dietro. 3 dietro, 4. Ok. Ci sta, vabbè, come fine è buona, nel senso che comunque sarà capito che eri superiore e hai detto io ragazzi... abbiamo vinto. Ci stava. Forse va perché ha distratto i nemici abbiamo vinto. Abbiamo anche vinto, quindi alla fine il sacrificio è stato dell'eroe, c'è stato. Bella Nightmare, ok. Tac, qui abbiamo finito. P36 Awok mi ha sbloccato il motore a manette. No, manetta motore, ok. Sto finendo lo Spitfire. Ok, hai comprato le modifiche, applicarle, ok. Perfetto, dai, sono andato su avanti un po' anche di esperienze e anche sto sbloccando per il P26, che è una delle bagnarole, le nuove 7 mm. Va bene, ma buono. Che livello stai? Sto ancora a livello sterco, va bene. No, ecco, un attimo solo, raga, che ho sbloccato anche qualcosina. Scegli una nuova ricerca, radiatore o proiettili offensivi. Riparazione alla fusoliera, radiatore, ricerca. Ok, e sono a livello 6, 6 appena compiuto praticamente. Quindi ancora sono, dai, in fase dark, che è a livello 6, 19.300. Yes. Ok, buono. Dai ragazzi, quindi ci sta. Bella lì. Possiamo concludere il video. Grazie a tutti per la partecipazione. Chiaramente ragazzi, ricordatevi anche di andare nei canali di Twickenham e di Nightmare. E appunto, grazie per aver guardato il video. Speriamo che vi sia piaciuto. Anche il anche cane dice cane. Wolf. Quindi esatto, anche dal cane. Mi sono scordato il canale del cane, mi raccomando. E famosissimo, bau bau. E ci vediamo. Ciao a tutti ragazzi. Bye bye. Ciao. Ciao.